Hey là 3D Artists, come la maggior parte di voi saprà, anche perché si è iscritto a questo canale, soprattutto grazie a quello, ho girato un po' di settimane fa un video con Sinergo che è andato su QDSS Trash, dove abbiamo giocato un po' su Blender facendo un po' di cose, concentrandoci soprattutto sull'acquario all'interno della cameretta che lui ha modellato. Appena abbiamo finito di registrare, mi invia il file e mi dice: perché non provi a fare qualcosa, non provi a farci un video? E chi sono io per dire di no al buon Sinergo? Comunque, lui è andato più avanti. Se lo avete seguito su Twitch, nell'ultima live, lui si è concentrato sui festoni, li ha finiti, li ha colorati e ha modellato una lampada. In questo video praticamente farò la stessa cosa, solo che utilizzerò dei sistemi alternativi, dei trucchetti per velocizzare alcuni processi. Direi che possiamo cominciare anche noi dalle bandierine, quindi le selezioniamo. Andiamo su Object, Show Hide, Hide Unselected, in modo che nascondiamo tutto ciò che non è selezionato, per poterci così concentrare soltanto sulle bandierine. Dopodiché, per centrare l'oggetto nella vista e poterci lavorare meglio, andiamo in View e clicchiamo su Frame Selected. Questo comando è sempre meglio averlo sotto mano perché è molto comodo. Il vostro shortcut, se state utilizzando il sistema di navigazione classico di Blender, è il punto sul tastierino numerico. Invece, siccome io utilizzo un altro sistema di navigazione basato sull'industry standard, il mio shortcut è F. Come prima cosa, dopo aver abbozzato e posizionato le bandierine, decido magari di sistemarle e dare loro un po' di movimento. Quindi seleziono la bandierina che mi interessa sistemare, di nuovo Frame Selected. Dopodiché vado in Sculpt Mode e con il pennello Grab selezionato vado a spostare e a sistemare la bandiera. Tenendo premuto Shift vado a smuttare. Una volta sistemata la bandierina, vado a bloccare, quindi a mascherare i vertici che non si dovranno più muovere. Attivo quindi il wireframe per comodità. Vado a selezionare il pennello Box Mask e vado a mascherare i vertici da bloccare. E andrò quindi a dare un po' di movimento utilizzando i cloth filters che abbiamo anche già visto in un video precedente. La prima cosa che mi assicuro di fare è verificare che ci sia la gravity impostata e andrò adesso a modificare alcuni di questi parametri. Se voi non li vedete, basta che andate in un qualsiasi punto qui sui menu, cliccate di destro, Header, e spuntate Show to Settings. Quindi adesso vado ad abbassare la potenza della gravità, che per quello che dobbiamo fare è troppo alta, la porto magari a 0.2. Vado ad abbassare la massa della mia mesh, perché anche qui è troppo alta, porto anche questa magari a 0.2. Vado ad aumentare al massimo la resistenza della mesh, in modo da non avere deformazioni eccessive. E adesso vado semplicemente a cliccare, a trascinare a destra e a sinistra il mouse all'interno della viewport. E come vedete adesso vado a dare un po' di movimento alla bandierina. E quindi adesso basta ripetere questa cosa su tutte le bandierine a cui voglio dare questo effetto. Dopo aver sistemato le bandierine, andiamo anche noi adesso a dare un po' di colore. Ci spostiamo adesso quindi nella modalità shading. Per colorare quindi le nostre bandierine e avere una preview veloce dei colori, andiamo innanzitutto a selezionare la prima bandierina e andiamo ad assegnarle un nuovo materiale cliccando su New qui in alto. Magari lo vado anche a rinominare, magari M di materiale underscore bandierina. Adesso vado a deselezionare tutto e a selezionare tutte le bandierine, lasciando per ultima quella con il materiale assegnato, che risulterà la geometria attiva. Infatti, come vedete, ha il bordo di selezione arancione più chiaro rispetto alle altre. Vado così dunque a cliccare di destro, in fondo al menu troviamo Material Utilities e vado a cliccare su Copy Materials to Selected. E adesso tutte le bandierine avranno lo stesso materiale M underscore bandierina che avevamo assegnato in precedenza alla prima bandierina.
e adesso che tutte le bandierine hanno lo stesso materiale vado a giocare con i nodi. Quindi vado in Add, Converter, e il primo nodo che vado a prendere è Color Ramp. E vado ad inserire, a collegare il color della rampa, del nodo rampa, all'interno del color, del base color del principal BSDF. Poi cliccando su questo più all'interno del nodo color ramp vado ad aggiungere la quantità di colori che mi servono. Magari ne aggiungo altri 3 in modo da avere 5 colori in tutto. 1, 2, 3, 4 e 5. Una volta aggiunta la quantità di colori che mi serve, vado semplicemente a cliccare sugli indicatori e a cambiare il colore qui in basso. Magari il primo lo facciamo verde, il secondo lo facciamo rosso, terzo lo facciamo blu, il quarto lo facciamo giallo tipo, e il quinto e ultimo lo facciamo viola, lo facciamo fucsia. Adesso vado a cliccare su questa freccettina e vado a cliccare Distribute Stop from Left, in modo che ho tutti gli indicatori alla stessa distanza. Inoltre vado a cambiare il metodo di interpolazione e lo vado a cambiare da Linear a Constant. E adesso passo in Material Preview cliccando qui in alto a destra per vedere effettivamente quello che sto facendo. Quello che noto adesso è che tutte le bandierine sono blu e che quindi il loro colore corrisponde al colore che è situato al centro della rampa. E quindi per randomizzare il colore delle bandierine, seguendo i colori all'interno della rampa, devo semplicemente andare in Add, in Input, e andare a scegliere Object Info. E adesso quello che mi basta fare è andare semplicemente a collegare il canale random di Object Info all'interno del factor della rampa. Se questa disposizione di colori non mi dovesse piacere, basta semplicemente che vado di nuovo in Add, Texture, vado a selezionare Wave Texture e la vado a posizionare fra l'Object Info e la Color Ramp. E adesso semplicemente andando a giocare un poco con questi parametri, soprattutto la scala, la distorsione e i dettagli della scala, vado a randomizzare ancora di più i colori delle bandierine. Adesso passiamo alla lampada e come sinergo vado a definire la shape di quest'ultima attraverso una curva Bezier. Dopo averla messa in posizione, entro in modalità Edit, mi rendo conto che è invertita, infatti le frecce vanno verso il basso, quindi semplicemente vado in Segments e clicco su Switch Direction, in modo che le frecce vadano verso l'alto. Siccome adesso non mi interessa più sapere la direzione della curva, vado a nascondere le normali, quindi vado negli overlays, qui in alto a destra, clicco sulla freccetta e spunto le normals. Siccome adesso dispongo di soltanto 2 punti per poter gestire la curva, per aumentare questi punti posso semplicemente andarli o a estrudere, oppure semplicemente selezionare i 2 punti estremi e andare su Segments e cliccare su Subdivide per aggiungerne uno intermedio. Una volta definita la curva che utilizzeremo per costruire la nostra lampada, possiamo procedere in 2 modi. Il primo metodo, che è quello che ha usato anche Sinergo, è quello di andare a prendere un'altra curva e usare quella curva come profilo. Io adesso prendo questo cerchio, lo vado a rimpicciolire leggermente e lo sposto qui al lato. Dopodiché seleziono la curva della lampada, vado nelle proprietà della curva. All'interno delle proprietà vado in Geometry, cerco il sottomenu Bevel e in Object prendo il contagocce e vado a selezionare la curva. Adesso infatti, come potrete vedere, sarà questa curva, questo cerchio a gestire il profilo della nostra lampada
Infatti, se adesso vado ad applicare una qualsiasi modifica a questa curva, ad esempio vado a scalarla, di conseguenza verrà scalato anche il profilo della lampada. E questo sistema è molto utile soprattutto quando si ha la necessità di creare forme più complesse di un semplice tubo. Infatti io adesso, avendo questo cerchio selezionato, posso entrare in Edit Mode e andando a cambiare la forma del cerchio, come vedete, vado a cambiare anche la forma e il profilo della lampada. Nel momento in cui però l'oggetto che sto andando a creare ha una semplice forma circolare, per evitare di appesantire il programma, posso andare semplicemente ad utilizzare la depth all'interno del bevel. Infatti, andando ad aumentare la depth, vado ad aumentare lo spessore della curva. Inoltre, io posso andare a gestire la risoluzione del profilo, io di solito la tengo a 2 perché mi bastano 8 lati. E inoltre posso andare a gestire la risoluzione della curva. Più la risoluzione è alta, più la curva è morbida, meno la risoluzione è alta, più avrà scalettature. Io direi che in questo caso basta anche una risoluzione di 5. Adesso quello che possiamo fare è o convertire la curva in mesh e continuare con la modellazione classica, oppure continuare in maniera non distruttiva andando a modificare direttamente i punti della curva. Quindi seleziono la curva, entro in modalità Edit e con questo comando Radius vado a gestire il profilo del mio tubo. Nel momento in cui dovessi avere la necessità di creare più punti per avere più controllo, posso come prima andare a destrudere o semplicemente a suddividere la mia curva. Una volta finito di modellare la lampada, posso decidere come prima o di convertirla in geometria e continuare magari a rifinirla tramite modellazione classica, oppure decidere di lasciarla così per poterla continuare a editare tramite la curva. Una volta finita la lampada, la vado a posizionare anch'io dietro la testiera del letto e noto che quel cuscino sembra essere un po' rigido, un po' scomodo. Andiamo ad ammorbidirlo un po'. Per prima cosa, come negli altri esempi, vado a isolare le parti che mi servono, quindi il materasso e il cuscino. Vado su Object, Show Hide, Hide Unselected. Seleziono quindi il materasso, vado in Physics Properties e clicco su Collision. Poi seleziono il cuscino e lo vado ad alzare leggermente. Avendo il cuscino selezionato, vado sempre nelle sue Physics Properties e attivo il Cloth. Corro verso il basso e vado a cercare la voce pressure, eccola qui, la vado ad attivare. In pressure qui vado a inserire un valore tipo 10, premo invio e vado a cliccare play sulla timeline. Fatto. E adesso il nostro cuscino è un po' più morbido. Io direi che con questo possiamo terminare qui il nostro video. Abbiamo visto qualche trick che velocizza e semplifica un po' il nostro processo creativo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Ci vediamo alla prossima e buon 3D! Ah, aspettate un attimo! Se volete saperne un po' di più su quello che faccio, sul mio canale in alto a destra troverete il link al mio Instagram dove pubblico ogni tanto qualche nuovo lavoro e posto il link ai nuovi video appena escono, e il mio Behance dove potete vedere qualche mio vecchio lavoro, il link al mio profilo al sito di Blender Italia, il mio Redbubble, dove ogni tanto faccio dei disegni che vengono stampati su magliette e accessori vari che potete anche acquistare, e infine il mio Turbo Squid, dove ogni tanto carico qualche modello che potrete acquistare oppure
modelli scaricabili gratuitamente se associati a qualche mio tutorial. E ovviamente iscrivervi e cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno.